E ciao a tutti ragazzi, qui Feraz. Oggi siamo in un nuovo episodio di Dragon Ball What If. Questo è il continuo dell'episodio precedente, ovvero gli orgogliosi Saiyan del Re Bardock. Sono contento di come è stato ricevuto appunto il What If. Sono contento di come è andato e quindi grazie a tutti ragazzi. Comunque ragazzi, detto questo, spero che il video vi piaccia, buona visione. Nell'anno 762, Bardock e Goku si alleano per recuperare le sfere del drago sul pianeta Namek. Durante il viaggio Goku e Bardock si allenano. Durante l'allenamento si aggiunge anche Vegeta, i tre si allenano diventando molto più forti. In questa realtà Vegeta è il più debole del trio. Arrivati sul pianeta Namek, Bardock nota i cadaveri di alcuni Saiyan. Allarmato chiama con sé Vegeta e Goku e decide di fare una ricognizione veloce. Durante la ricognizione i Saiyan vengono attaccati dall'armata di Cooler. I tre guerrieri sono Dore, Neiz e Sauser. I tre affrontano i Saiyan, ma vengono sconfitti facilmente. Bardock si accorge che qualcosa non va e decide di schierare le sue truppe. Dopo una ricognizione rapida del pianeta, fatta dall'intera armata, i Saiyan si accorgono del fatto che Cooler e Recold hanno attaccato il pianeta Namek per iniziare lo sterminio dei Saiyan. Cooler si accorge dei Saiyan sul pianeta e, insieme al padre, decide di mandare la squadra Ginyu contro questi ultimi. La squadra Ginyu attacca i Saiyan, nel frattempo degli sgherri di Freezer rapiscono un soldato da ricognizione Saiyan e lo torturano, fino a fargli dire perché i Saiyan sono sul pianeta Namek. Nel frattempo, lo scontro tra la squadra Ginyu e i nostri Saiyan procede bene. Guld è scappato, Rekom, Barter e Jit sono morti e Ginyu sta affrontando i tre Saiyan. Durante lo scontro i rapitori tornano da Cooler e lo informano delle sfere del drago. Quest'ultimo decide di mandare dei soldati a cercarle. Nel frattempo Ginyu sta per essere sconfitto dai tre Saiyan. Guld decide di dare tutto per tutto e in un momento di coraggio immobilizza i tre Saiyan, perdendo la vita per lo sforzo. Ginyu ne approfitta e decide di scambiare il corpo con Goku. Qui Goku si ritrova nel corpo di Ginyu e viene attaccato ripetutamente, rimanendo in fin di vita dal padre e da Vegeta, perché appunto è stato scambiato per Ginyu. Quest'ultimo nel corpo di Goku attacca i Saiyan. Bardock capisce che nel corpo di Ginyu si trova Goku e ordina a Vegeta di portarlo al sicuro. Bardock affronta Ginyu. Quest'ultimo, dato che ancora non è abituato al corpo, viene malmenato da Bardock e lasciato in fin di vita. Bardock si distrae un attimo cercando suo figlio e Ginyu decide di usare lo scambio dei corpi su Bardock. Goku se ne accorge in tempo e, sforzando al limite massimo il suo corpo, scatta verso il raggio tornando nel suo corpo. Successivamente Ginyu viene ucciso da Bardock. Vegeta e Bardock portano Goku in una vasca di rianimazione nella nave Saiyan. Nel frattempo i Zeta Warriors si stanno allenando da Rekai, diventando molto più forti. Su Namek, Cooler viene a conoscenza del fatto che i Saiyan hanno ucciso la squadra Ginyu. Per evitare di fare la stessa fine del fratello, quest'ultimo chiama suo padre e nel frattempo si trasforma nella sua forma di potenziamento. Bardock avverte due grandi aure in avvicinamento e ordina ai suoi sudditi di recuperare le sfere nel frattempo che la nave di Cooler è incustodita. Arrivati, Cooler e Recold attaccano subito i due Saiyan. Bardock diventa Super Saiyan e affronta Cooler. I due sono alla pari, ma nel frattempo Vegeta, che affronta Recold, viene pestato a sangue, rimanendo in fin di vita. Pensando che Vegeta fosse morto, Recold si dirige ad attaccare, insieme al figlio, Bardock. Nel frattempo Vegeta si alza. Pervaso da rabbia pura e rancore verso Recold e verso se stesso, dato che si è reso nel tempo un guerriero debole e non in grado di sconfiggere un nemico, Vegeta emana un'aura dorata molto potente. I suoi capelli diventano dorati e anche Vegeta divenne un Super Saiyan. Raggiunto questo stato, Vegeta si scaglia su Recold, colpendolo ripetutamente con dei colpi molto potenti. Poi utilizza il suo super cannone Galick per disintegrare Recold. Nel frattempo, nella navicella di Cooler, i Saiyan uccidono le armate di guardia e rubano le sfere. Si recano verso un villaggio namecciano e chiedono su come usare le sfere. Lì scoprono che serve sapere una formula. Trovato un namecciano di nome Dende, che si era offerto volontario ad evocare il drago e permettere ai Saiyan appunto di esprimere i desideri, quest'ultimi comunicano a Bardock che sono pronti per far realizzare i desideri. Bardock, mentre che affronta Cooler, viene distratto dal messaggio arrivato in precedenza
e rischia di essere colpito da Cooler, ma viene salvato da Vegeta che si è scagliato contro Cooler. Quest'ultimo decide di fare sul serio, di usare tutta la sua potenza. Cooler scaglia via Vegeta con un colpo di coda e li lancia contro una supernova. Per Vegeta sembra la fine, ma a un certo punto la supernova viene deviata da una Kamehameha. Infatti, nel frattempo che avveniva lo scontro, Goku pian piano stava arrivando nel luogo della battaglia, dopo essere guarito dalle sue ferite. Cooler, notando un altro Saiyan, si scaglia su di esso. Goku viene malmenato brutalmente, Vegeta prova a colpire Cooler, ma, dato che è stato ferito gravemente, riesce a fare ben poco. Anche Bardock prova a ferire Cooler, ma non ci riesce. Goku nota di essere di nuovo costretto a mettere a rischio la sua vita. Attiva direttamente il Kaioken per 10 e malmena Cooler, stordendolo. Cooler, una volta stordito, rimane fermo per qualche istante. In questi istanti Goku, Bardock e Vegeta caricano i loro colpi migliori e colpiscono Cooler. Cooler però evita i colpi e si scaglia su Goku. Goku si scaglia su Cooler. Successivamente intima i Saiyan di scappare e utilizzare le sfere. Bardock e Vegeta scappano e danno l'ordine di evocare Polunga. Esaudiscono i seguenti desideri: resuscitare tutti i Saiyan terrestri e namecciani uccisi nell'anno 762, rimettere in sesto Goku e teletrasportare tutte le persone che si trovano su Namek, eccetto Goku e Cooler, sulla Terra. Una volta realizzati i desideri, Goku prepara una Kamehameha ancora più potente, utilizzando al massimo il Kaioken. Cooler si avvicina a Goku per colpirlo, ma non fa in tempo a schivare la Kamehameha di Goku e viene disintegrato. Purtroppo, Goku, consumato dall'enorme uso del Kaioken, rimane incosciente e inizia a vagare per lo spazio. Ragazzi, purtroppo questo episodio di Dragon Ball What If finisce qui. Spero di cuore che vi sia piaciuto, come sempre fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, fatemi delle domande per un prossimo vlog che farò a breve con l'hashtag FuckFeraz o AskFeraz, iscrivetevi, commentate, lasciate un mi piace e condividete i video se vi va, trovate vari link qui sotto in descrizione, Discord, Telegram e pure il Patreon se voleste supportarmi per avere le mie mod in accesso anticipato o accesso esclusivo. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live, un saluto da Feraz, bella!